Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Il buon Glaison Bremer è arrivato al J Medical pochi minuti fa Adesso sosterrà le visite mediche e quindi poi insomma ci saranno le classiche firme e poi verrà ufficializzato l'acquisto di Glaison Bremer Tanto entusiasmo al G-Medical, tanto entusiasmo persino all'aeroporto, ieri abbiamo vissuto insieme in live il suo arrivo, l'atterraggio dell'aereo del C-525 e quindi abbiamo vissuto tutte queste ore intense di mercato, il ragazzo domani partirà poi alla volta degli Stati Uniti. C'è da dire una cosa per gli Stati Uniti, Adrien Rabiot non partirà. Negli Stati Uniti per motivi personali, non è una questione legata al mercato né una punizione da parte della società, è una questione strettamente personale. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito ovviamente a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi raccomando, eh, ragazzi, grande partecipazione con i commenti e eh, voglio un po' conoscere tutte le vostre impressioni. Partiamo dal primo punto, ovvero quello di Rabio, Rabio perché non è andato, non andrà. In tournée eh, negli, negli Stati Uniti. Io un'idea me la son fatta. Secondo me, ragazzi, non ha chiuso il ciclo di vaccinazione per entrare là. È necessario. Avete visto anche che probabilmente Djokovic nei US Open farà fatica a fine agosto ad entrare a far parte di quella competizione proprio per, le, per lo stesso motivo. Per cui. Eh, Rabio completerà secondo me quella che è la preparazione eh, insomma, alla, alla continuazione, ragazzi vi dico non giudicatelo per questo sono scelte personali, io per esempio sono vaccinato, Beh, se uno non decide di non vaccinarsi per quanto io non lo condivida non sto qui a giudicarlo, non so nessuno per dire che uno fa bene e l'altro fa male, non ho questa, questa presunzione ecco eh, e quindi Rabio rimane qua per quanto riguarda Bremer adesso ci saranno le visite lunghissime interminabili che molto probabilmente avranno fine verso le 14.30 circa in genere è quello l'orario di fine visite ci saranno dei test approfonditi sulla forza la classica spinometria elettrocardiogramma sotto sforzo analisi accurate sulla struttura fisica di Gleason Bremer ieri ho chiesto a Romeo Romeo com'è dal vivo lui è rimasto veramente impressionato perché è una roba un molosso gigante è una, una bestiona Gigante dal punto di vista fisico, ricorda quasi Barzagli fisicamente per certi aspetti, ha un petto importante e eh, sono sicuro che il suo fisico verrà messo poi a disposizione della squadra eh, nel migliore dei modi perché comunque è un giocatore che sfrutta molto molto bene il fisico eh, Bremer. Ci sono state ieri delle polemiche legate invece a, a, ai custi. Io sui costi voglio dirvi una cosa, e faccio un esempio molto banale, terra terra per farvi un po' comprendere come funzionano poi certe situazioni di mercato quando si innescano le aste. Noi abbiamo pagato tanto Bremer ed è vero, è vero perché eh, si è innescata un'asta ed è normale che rilanciando un'asta e andando sul sicuro fai un bel rilancio, ti assicuri il giocatore e comunque spendi. Vedremo poi in quante tranche la Juventus, in quanti esercizi pagherà eh, il, il giocatore. Però è normale che la Juventus rilanciando sull'offerta dell'Inter abbia sparato un pelo alto per far sì che l'Inter non potesse neppure avvicinarsi a quella che era l'offerta della Juve. Idem vale per lo stipendio. Lo stipendio ancora non si capisce se è cioè un 6 milioni netti o un 5 più 1 di bonus per Bremer. È uno stipendio importante da top player e quindi viene anche responsabilizzato in un certo senso dal punto di vista economico. L'Inter aveva offerto 3 milioni e mezzo più bonus, quindi vedete che c'è distacco importante da parte della Juve in qualsiasi aspetto di questa trattativa, sia sui costi del cartellino e sia sui costi invece del, del giocatore. Io faccio un esempio ragazzi, ripeto, terra a terra. È un po' come quando siete al Fantacalcio, parte via il primo difensore centrale importante e poi si ne scala l'asta sui successivi. In genere si tende a strappagare insomma questi nomi qua perché poi si arriva a un punto di scarsità di nomi importanti di nomi forti e quindi ehm, c'è la tendenza a strappagare magari un talento come bremer ecco non è che poi l'abbiamo strappagato l'abbiamo pagato un pelo di più rispetto a quella che poteva essere la sua valutazione che io a occhi e croce da ignorante puro secondo la mia metrica mentale che non ha eh, dei, dei, dei punti di riferimento chiari e scientifici secondo me poteva valere 40 milioni ecco Bremer non di più la Juve ne ha spesi 50 che in realtà sono 41 più 9 di bonus 4 facilmente raggiungibili quindi fino a 45 milioni il ragazzo verrà pagato totalmente perché i bonus facilmente raggiungibili in genere sono legati alle presenze e ad altre cose e poi invece gli altri secondo me in base ai risultati di squadra qualificazioni in Champions, Scudetto e via discorrendo però la polemica ragazzi la capisco nel senso sì l'abbiamo pagato tanto ma bisogna anche capire il contesto di mercato in cui si opera è normale che quando c'è l'asta eh, insomma il giocatore lievita ma scegliendo Bremer come obiettivo questa roba l'avremmo scatenata anche tempo addietro cioè se la Juventus decideva tempo fa di investire questa somma su Bremer anche un mese fa ovviamente ci sarebbe stata quest'asta con l'Inter e sarebbe arrivata allo stesso punto per cui è un giocatore che abbiamo pagato così per quanto riguarda le polemiche sulla questione mh, costo di Delict, alla fine sono 67 più 10 di bonus, effettivamente un po' deludente la cifra, ecco, mi verrebbe da dire di pancia. Poi dal punto di vista ragazzi analitico, finanziario, analitico politico, non so che cosa dirvi, perché secondo me là entriamo in un campo minato, complicato da descrivere, da decifrare da esterni perché non sappiamo nulla. Però Spesso sapete, noi abbiamo preso Pogba senza commissioni, quasi 2 milioni di commissioni a un ingaggio molto basso. Spesso, visto e considerato che comunque la Pimenta eh, gestisce sia eh, Delict sia Pogba, magari si arriva a dei compromessi anche dall'altra parte. Per cui la Juve ha lasciato andare. Eh, delict a quella cifra in cambio, però magari ha ottenuto delle condizioni favorevoli per Pogba. Non ve lo so dire, ragazzi, non ci metto la mano sul fuoco, però queste sono cose che accadono nel mercato e sono logiche che esulano dalla valutazione del giocatore stesso o, o dalla valutazione che noi possiamo fare dal punto di vista dei costi e delle cessioni, ovvero eh, delict quanto la potevano vendere, 80-90 milioni. Tanti di noi direbbero: Sì, è certo. Perché l'abbiamo venduto così poco? E là si va su un campo decisamente più, più, più complicato. Uh, ho fatto anche una bella chiacchierata con Alberto Medici ieri su Telegram, che vi porterò in live perché lui è un analista finanziario. Eh, insomma, ha il suo perché con una Ramanini, magari faremo una live a fine mercato. Per commentare la strategia delle diverse squadre, per commentare il lato economico anche della Juventus, e per capire anche perché la Juventus ha ceduto magari delicta a quella cifra e si è accontentata di quella cifra, lui ci racconterà questo: mi ha spiegato qualcosa, ma non sto neanche qui a ripetervelo, perché è una roba che esula dalle mie competenze e porterò lui per descrivervi questa cosa. Bisogna essere molto umili nel raccontare il calcio. E quando si va su tematiche che non si conoscono perfettamente, meglio stare zitti e magari invitare l'ospite. Che è schillato da quel punto di vista e racconterà poi bene tutto ciò che c'è dietro l'analisi finanziaria dei due colpi. Ora detto questo, aspettiamo un po' l'uscita poi di Bremer dal J Medical. Sono contento dell'entusiasmo dei tifosi, molto, molto bello vedere sempre il gruppetto di gente lì a, al J Medical. E niente, eh, aspettiamo le ufficialità, aspettiamo il tutto e, e basta. Per quanto riguarda altre notizie di mercato ragazzi è inutile adesso ragionare su altri nomi sicuramente adesso la Juventus opererà lato cessione ne abbiamo parlato anche con Romeo però non è oggi il giorno su cui insomma ragionarci eccetera. Dobbiamo, uh, dobbiamo focalizzarci ora sulla tournée estiva e poi vedremo che cosa succederà lato mercato. Signori questo è tutto aspetto i vostri commenti sotto uh, mi raccomando iscrivetevi al canale sempre fino alla fine ragazzi. Força Juventus!